Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Fratelli e sorelle, una buona giornata in compagnia del Signore Gesù e della Vergine Maria. Oggi mi trovo qui all'ingresso del cimitero di Trepogrande, ingresso che è aperto. Però sappiamo che in tante parti del Friuli i cimiteri sono chiusi. È stato proibito di entrare per evitare ulteriori pericoli di contagio. Non solo le chiese, ma anche i cimiteri sono stati interdetti, non tutti, alla pietà dei fedeli, che non possono venire qui per portare un fiore, recitare una preghiera e piangere, come piangeva Maria Maddalena dopo aver trovato il sepolcro vuoto del Signore Gesù. E allora che cosa dobbiamo fare se non possiamo visitare le tombe dei nostri cari? Mi è sovvenuta quella bella frase del Vangelo che dice: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Qui riposano i resti mortali dei nostri cari, ma loro non sono qui, sono in cielo. E allora, fratelli e sorelle, in questo tempo in cui non possiamo con libertà entrare nei nostri cimiteri, alziamo lo sguardo verso il cielo e preghiamo per i nostri defunti. Offriamo i nostri sacrifici, le sofferenze di questo tempo, le privazioni e le penitenze che così abbiamo accolto in questo tempo particolare che stiamo attraversando. È una prova anche questa per la nostra fede. Se crediamo veramente nella resurrezione di Gesù e nella nostra resurrezione. Ecco, pregare per i nostri morti, alzare lo sguardo verso il cielo, cercarli in cielo, non in questo luogo, ecco, dove rimangono, ho detto, soltanto i resti, i segni della loro vita terrena. Cerchiamoli in cielo, preghiamo per loro. E sappiamo che se preghiamo per loro, ecco, loro dal cielo pregano per noi, ci accompagnano, ci sostengono, anche se non li vediamo, anche se non abbiamo così dei segni dove poterci recare a pregare per loro. E allora auguro a tutti una buona giornata in compagnia sempre del Signore Gesù, della Vergine Maria, ma anche dei nostri cari defunti che sono in cielo.